un SOS che ci siamo sentiti di lanciare proprio per continuare a fare quello che sappiamo fare, cioè fare musica dal vivo in un posto adatto per fare musica dal vivo. Un appello lanciato a voce ma anche attraverso le note di decine di gruppi che si esibiranno fino a domenica sul palco del Druso Circolo Culturale di Via Galimberti a Bergamo, che rischia di chiudere. Sarebbe un'altra sconfitta per una città che si candida a Capitale della Cultura 2019. Il Druso infatti è un rarissimo esempio di locale dove si fa musica dal vivo. I numeri parlano chiaro. In 4 anni 1000 concerti di tutti i generi, di gruppi famosi o di piccoli emergenti. Voglio sottolineare il fatto che tutti i musicisti sono venuti a titolo gratuito, tutti quelli che stanno dando una mano, baristi, fonici, sono tutti a titolo gratuito. A tutti ha chiesto un contributo di 10 euro per 7 giorni di concerti non stop. Sul palco, tra i primi a rispondere l'appello dei gestori, i Diaframma, storico gruppo di rock indipendente italiano. Il leader Federico Fiumani ha risposto con entusiasmo e con un concerto in cui ha messo l'anima. Quando un amico ti chiama agonizzante, commercialmente parlando, Il minimo che puoi fare è venirgli incontro. Spesso ho agonizzato anch'io in periodi lunghi della mia vita, so cosa vuol dire. Quindi si tratta di venirsi incontro, di aiutarsi fra amici, persone che condividono una stessa filosofia di vita. Per una città più viva è importante che questi presidi di musica rimangano, perché palestra di giovani band oltre che palco di gruppi già famosi. Bisogna far sì che, a parte il Druso, che tutti i locali di musica dal vivo possano andare avanti, e se fanno un po' di rumore, pazienza insomma, no? Perché come diceva Roby Zonka, una città senza suono è una città morta.